se sei su Blogosfere. Sono felice di esserci. Allora, intanto una sintesi di questo contest I Love Internet, insomma, del riscontro, una sorta di bilancio che puoi fare. Ma per noi è straordinariamente positivo, siamo molto divertiti, è una cosa che è nata quasi per caso una sera di marzo in cui con degli amici ci siamo accorti che in Italia tirava una brutta aria su internet, contro internet, e abbiamo deciso di fondare un gruppo, tra l'altro ispirandoci a uno slogan con il quale Marco Montemagno girava l'Italia facendoci fare a tutti la foto con il cartello I Love Internet. E grazie a Salvo Mizzi è diventato questo contest su Zuppa. All'inizio non avevamo idea se ci sarebbe stata una risposta o no, sono arrivati quasi 100 video, molti belli, oggi li abbiamo visti, alcuni sono proprio belli, alcuni erano molto divertenti, alcuni molto ispirati, insomma ho visto tanta energia positiva, bella, tra l'altro hanno partecipato ragazzi di tutto il mondo e questo ci ha anche fatto piacere, positivo, è un passo importante, noi crediamo molto che bisogna spiegare a quelli che non lo sanno che internet è una roba positiva, non è una cosa di cui andarsi a correre in clinica, non è un covo di terroristi, non è un posto pericoloso, io la chiamo e la chiamerò nel numero prossimo di Wired la prima arma di costruzione di massa, e questa è internet, dobbiamo costruire delle cose positive con la rete. Parlavi prima di quanto poco faccia la politica italiana per promuovere una cultura della condivisione in rete, no? Voi, nonostante questo, proponete la candidatura di internet al premio Nobel per la pace. Sì, lo faremo, guarda, è un progetto al quale abbiamo lavorato molto. Proprio nei giorni in cui lasciava l'Alo Internet, io ho cominciato a pensare che internet è il più grande strumento di pace, che è usato per il bene, è la più grande appunto arma di costruzione di massa, che diffonde la cultura digitale e la pace, perché naturalmente è condivisione, partecipazione, comunicazione, tutti i valori positivi che servono ad abbattere dei muri, a costruire dei ponti, come dirò nel prossimo editoriale. E abbiamo girato per 6 mesi, parlandone con tante persone di questo progetto per farlo diventare una cosa vera. Ora il progetto è pronto, è vero, e il prossimo numero di Wire sarà su questo, ma soprattutto c'è una conferenza stampa con il professor Veronesi, alcuni premi Nobel il 17 a Milano, e il 20 ci sarà l'annuncio ufficiale, che è un annuncio worldwide, non sarà un progetto italiano, è un progetto mondiale che parte dal Piccolo Teatro di Milano, con dei grandi personaggi che sostengono questa cosa. Io spero soprattutto che serva non solo ad avere tante adesioni, ma serva a far capire al mondo l'importanza della rete, perché investire sulla rete e come usare bene la rete. Grazie Riccardo. Grazie a voi.